Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlarvi di due cofanetti che ho ricevuto in regalo per il mio compleanno, per i miei 40 anni e che ho utilizzato nel corso della primavera e dell'estate. Si tratta del cofanetto Regal Box Soggiorno di Charme e del cofanetto Wonder Box Buon Compleanno. Questi sono due cofanetti simili ma diversi, nel senso che in questo voi potete avere una notte in hotel oppure in un bed and breakfast o in un residence, comunque passare una notte in una struttura ricettiva a vostra scelta in Italia e farvi una mini vacanza, oppure se volete potete aggiungere poi voi delle notti che ovviamente pagate di tasca vostra, aggiungendo magari qualcosa potete fare una vacanza anche più lunga. Comunque in ogni caso una notte ce l'avete in regalo. Invece questo comprende una serie di attività di diverso genere, tra le quali voi potete scegliere. Ovviamente avete veramente di tutto, quindi dall'ingresso in palestra, l'ingresso al cinema, la cena al ristorante, la degustazione, il trattamento benessere. Quindi questo non comprende notti in hotel o comunque vacanze di quel genere lì, però un'attività a vostra scelta. Se voi riuscite ad integrare i due cofanetti, sicuramente è la cosa ideale, perché io all'inizio avevo pensato, mi faccio la notte in hotel con questo e magari con questo ci aggiungo la cena e li utilizzo insieme. Invece non è stato possibile nel mio caso, perché quello che io volevo fare non era compatibile, nel senso che non ho trovato qualcosa che fosse nella stessa località. E allora ho deciso di utilizzarli separatamente. Però ve ne voglio un po' parlare, vi voglio dire come mi sono trovata, soprattutto vi voglio dire che cosa ho scelto e un pochino vagamente come funzionano questi cofanetti. Partiamo da questo, Wonder Box Buon Compleanno. In questo cofanetto ci sono 3200 attività per una o due persone e voi potete scegliere tra queste 3200 attività. Ovviamente non sono tutte nella vostra città, perché è vero che sono 3200 attività, la scatoletta si presenta così, anche molto carina, però queste 3200 attività sono sparse per tutta Italia, quindi nella vostra regione ne avrete una scelta comunque un pochino più limitata. Poi dipende anche da quanto è grande la vostra regione. Sicuramente se siete di Roma o di Milano avete molte più attività rispetto a delle città più piccoline, questo è ovvio. Comunque all'interno c'è questo libretto e voi qua potete vedere tutte le attività presenti in tutte le regioni e poi c'è una cartolina. La cartolina io non ce l'ho qua semplicemente perché avendolo già utilizzato ho già consegnato la cartolina, però si tratta di una cartolina semplicissima in cui voi dovete inserire i vostri dati personali, quindi nome, cognome, indirizzo, telefono, eccetera, e il codice dell'attività che avete scelto e la struttura presso la quale la volete fare, quindi è molto semplice. Io in questo caso ho scelto l'ingresso alla Casa delle Farfalle che si trova a Milano Marittima. È praticamente un centro in cui voi potete visitare proprio la Serra delle Farfalle, la Serra degli Insetti e il Giardino Botanico. È una cosa particolare, diciamo che è non un museo, perché non è un museo, però una specie, nel senso che voi entrate qui dentro e potete osservare tutte queste piante, tutte queste tipologie diverse di farfalle, le diverse tipologie di insetto. Quindi è una cosa che comunque a me attirava. Ero a Milano Marittima con il mio compagno perché abbiamo fatto in primavera 4 giorni in quelle zone. Ho visto che c'era un'attività da poter fare e ho scelto quella. Quindi nel mio caso è stato veramente molto semplice perché io ho telefonato alla segreteria appunto della Casa delle Farfalle, ho detto che avevo questo cofanetto in regalo, che volevo fare quell'attività che comprendeva un ingresso per due persone, quindi sia io che il mio compagno siamo potuti entrare senza pagare nulla. E volendo c'era anche la visita guidata, però noi quella abbiamo scelto di non farla perché aveva degli orari specifici che non coincidevano con i nostri. Però se volete avete anche la guida.
Abbiamo visto questa Sara delle farfalle che comunque è veramente carina, mi è piaciuta molto. Ci sono queste farfalle di diverse tipologie, tutte colorate, quindi è stata veramente una cosa molto carina. E anche quella degli insetti, devo dire, è stata interessante. Ovviamente gli insetti sono chiusi all'interno di una teca di vetro, inutile che io lo dica, ma lo davo un po' per scontato, non è che siano liberi così, non venite assaliti dagli insetti. Però è stata comunque una cosa particolare. Anche il giardino botanico era carino, c'erano diverse tipologie di piante, quindi è stata, diciamo, una cosa carina, è durata un'oretta più o meno, quindi una cosa abbastanza breve. E io, se siete dalle parti di Milano Marittima, vi consiglierei di andare a vederla perché è particolare. Quindi io ho telefonato, ho detto che avevo questo ingresso, sono arrivata lì, ho consegnato la cartolina e mi hanno fatta entrare, quindi è stato semplicissimo, non ho dovuto fare nient'altro. E quindi insomma ho utilizzato questo codice di questa attività sfruttando questo libretto. Qui ovviamente voi potete avere un sacco di altre cose. Io ho scelto quella, però avrei potuto scegliere la cena al ristorante, la degustazione, il trattamento benessere, l'ingresso in palestra, il book fotografico, c'è addirittura il curatore d'immagine, quindi il personal shopper. No, scusate, non il curatore d'immagine, il personal shopper. Ci sono gli trattamenti estetici, c'è veramente quello che volete, 3200 attività. Io ovviamente vi parlo di quella che ho fatto io, non posso sapere poi le altre come funzionino, se c'è una soddisfazione più o meno elevata, però nel mio caso è andato tutto bene e sono assolutamente soddisfatta. Il libretto adesso io non lo terrò perché comunque poi scadono anche le cose, poi magari le cambiano. Non tutti si convenzionano tutti gli anni, ma sicuramente terrò la scatola, perché la scatola è veramente carina, ha tutte queste stelline e la utilizzerò magari per riporre qualche cosa, non so, mi piace comunque molto questa scatola. Il secondo cofanetto è questo, Regal Box Soggiorno di Charme. Qui potete avere una notte in diverse strutture ricettive, quindi hotel, residence, ostelli, bed and breakfast, potete scegliere quello che preferite. Io ho scelto un residence che era però anche una specie di agriturismo. In realtà, più che agriturismo, producevano e vendevano vino, perché sono andata nell'Alto Monferrato, quindi il Monferrato vicino ad Asti è molto famosa come zona per la produzione di vino. Ora, io sono astemia, il mio compagno pure, quindi noi non ci siamo andati per il vino, noi ci siamo andati perché sono dei luoghi veramente belli a livello paesaggistico. Siamo rimasti molto affascinati e abbiamo deciso di andare a vedere queste zone. Io avevo già visto il Basso Monferrato, avevo visto la zona delle Langhe, sempre lì nel Piemonte, ma l'Alto Monferrato non l'avevo mai visto e devo dire che mi è piaciuto molto. Ma al di là di quello, il cofanetto in particolare comprendeva una notte all'interno di questa struttura. Io poi ne ho aggiunto un'altra, quindi una l'ho utilizzata così con il cofanetto e l'altra l'ho pagata di tasca mia. Per quella compresa nel cofanetto è stato sufficiente consegnare la cartolina compilata e avere appunto la notte in omaggio, la notte in regalo. Poi per quella successiva invece ho prenotato tramite Booking e ho pagato regolarmente, quindi io ho contattato la persona che gestiva questa struttura. Ho fatto presente che avevo prenotato una notte con Booking e che ne volevo aggiungere un'altra utilizzando il cofanetto Regal Box. Mi ha confermato ovviamente la disponibilità e non c'è stato nessun problema. Quando io sono arrivata lì, ho pagato una notte sola e per l'altra ho consegnato la cartolina. Quindi è davvero molto semplice, più facile a farsi che a spiegarsi. Però è stato comunque molto carino. Anche in questo caso, all'interno avete il libricino. Quindi nel libricino ci sono tutte le strutture ricettive che aderiscono a questa iniziativa, che sono convenzionate con questo cofanetto, e voi potete scegliere quella che preferite. Per ognuna, ovviamente, c'è un pochino di descrizione, c'è una foto, l'indirizzo, la zona in cui si trova. Quindi io vi do un consiglio, se voi scegliete qualcosa da questo libretto, prima di prenotare e di confermare, andate magari a vedere su Booking, vi trovate giù in info box il link, il sito che io uso per prenotare le mie vacanze, lo trovate giù in info box.
e lì mettete il nome della struttura in modo da poter vedere delle recensioni, poter vedere tante foto in più, poter capire un po' che tipo di posto è. Io di solito faccio così e anche sempre tramite Booking ho potuto vedere se c'era disponibilità per le date che avevo scelto. Quindi quando io ho chiamato in realtà sapevo già tutto, sapevo com'era il posto, avevo già visto le foto, sapevo che c'era già la disponibilità. Quindi diciamo che ho fatto tutto prima e poi ho solo confermato con la persona che lo gestiva, però è un consiglio che vi do perché alcune strutture che sono presenti qua sul libretto si presentavano molto meglio di quanto poi si siano presentate su Booking. Io di Booking mi fido molto, quindi alcune le avevo scelte, ma poi andando su Booking non mi hanno entusiasmato e quindi le ho scartate. Comunque è stato veramente bellissimo, è stata una bella zona, una bella vacanza, il residence era assolutamente favoloso, eccezionale, c'era tutta la colazione confezionata all'interno dell'appartamento. Noi avevamo un appartamento con la cucina, ma loro ci hanno regalato dei prodotti per la colazione, c'era una crostata intera, c'erano un sacco di biscotti, di brioche, di marmellate, quindi veramente è stata una cosa super fornita. Tutto compreso nel cofanetto, quindi colazione, pernottamento, c'era l'utilizzo della piscina nel nostro caso perché abbiamo scelto un residence con la piscina, poi ovviamente dipende da quello che voi scegliete. Alcuni, ad esempio, hanno la bottiglia di spumante in omaggio, alcuni hanno la colazione, altri magari invece che la colazione hanno il trattamento benessere, quindi ci sono degli hotel che offrono, oltre alla notte, anche qualcosina di più. Però devo dire che sono entrambi due cofanetti con i quali io mi sono trovata molto bene, non ho avuto nessun problema, ovviamente ho fatto un lavoro di selezione un pochino accurato, nel senso che prima di prenotarlo mi sono un po' informata per cercare di capire se poteva piacermi, se comunque era un posto carino, ho visto delle immagini, insomma non fate tutto a scatola chiusa. Io vi consiglio sempre, scusate per i rumori di sottofondo, io vi consiglio sempre prima di prenotare queste cose di dare un'occhiata, di valutare delle recensioni, perché non si sa mai, però nel mio caso è andata bene. Quindi, se voi mi chiedete consigli questi cofanetti, assolutamente sì, perché la mia esperienza è stata positiva. Ovviamente si tratta solo della mia esperienza, perché magari qualcuno potrebbe aver avuto delle esperienze invece meno positive, però considerando che io ne ho utilizzati due, tutte e due diversi, e mi sono trovata bene con tutti e due, mi sento comunque di consigliarvelo. Vi lascio giù in info box i siti sia di Wonderbox che di Regal Box. Così potete andare a vedere un pochino di cosa si tratta, potete andare a vedere tutti i cofanetti disponibili. Fatemi sapere nei commenti se li avete mai utilizzati, che sono curiosa, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.